Buongiorno a tutti a questo evento pubblico che introduce Federated Innovation Mind e Federation Strategy per i membri. Mi chiamo Enrico Viseda e sono il Chief Energetic Advisory per Cariplo Factory. Vi parlerò un attimino di quello che succederà oggi. L'evento verrà diviso in due parti. C'è una parte plenaria dove spiegheremo che cosa Federated Innovation funziona, che cosa fa, qual è l'organizzazione che supporta i principi e i tool fondamentali, e poi entreremo nei dettagli di come l'agenda dell'innovazione verrà un attimino suddivisa in varie aree tematiche. A questo punto ci divideremo in 5 sessioni tematiche per focalizzarci bene sulle strategie, sugli obiettivi, sulle iniziative di tutte le aree tematiche. Le sessioni parallele termineranno poi con domande e risposte, dove i membri Federated ovviamente sono assolutamente contenti e non vedono l'ora di rispondere a tutte le domande. Quindi sto parlando all'audience: se volete cooperare con questo ambiente e unire le forze, è qualcosa che volete chiedere, per cui non siate timidi, avanti con le domande. Iniziamo quindi a spiegare cos'è la Federated Innovation. C'è una slide, una diapositiva molto semplice, e questo è ciò che è di fatto un nuovo modello. Burning Mind Milano Innovation District, ci sono appunto delle aziende che vogliono sviluppare dei progetti innovativi con l'idea di lanciare nuove policy, nuovi servizi all'interno di aree specifiche. Questi sono degli argomenti molto interessanti che ovviamente toccano diverse sotto aree, e questi sono, diciamo, i focus fondamentali, i pilastri, possiamo così chiamarli, di Federated Innovation. Federated Innovation si basa su un modello di cooperazione tra aziende ovviamente private, tra tutto l'ecosistema e tra alcune entità che fanno da ancora. Però tenete a mente la parola cooperazione, perché ovviamente questa è la componente cruciale di Federated Innovation, soprattutto la cooperazione che ci sarà tra le aziende che si uniscono a Federated Cooperation. Parleremo di un layer 1 e di un layer 2, quindi di due strati fondamentali, ne parleremo appunto dopo nel dettaglio, e come potremo integrarci nei vari business. Questa decisione è stata un risultato di una joint commitment che abbiamo fatto anche con l'Università di Milano, con l'ospedale Gae Lazzi, con la Fondazione Triulzio, che in qualche modo stanno collaborando così bene con le aziende private che anche qui uniscono le loro forze. Ci piace di fatto dire che questo modello innovativo sta al di là del open innovation, questa innovazione aperta, ma poi il nostro presidente vi parlerà un pochettino più nel dettaglio che di questo punto. Abbiamo parlato quindi di questi strati, di questi layer, ma che cosa rappresentano? Beh, a noi piace in qualche modo farvi vedere questo motore di un jet, perché ci sono vari punti che includono gli stakeholder, gli azionisti che partecipano ovviamente e che all'unisono poi collaborano con l'ecosistema della federazione. Ma solo per riassumere un pochettino, semplificare, sono cosciente del fatto che non abbiamo molto tempo, ma poi lo vedremo nel dettaglio. Però giusto per darvi un'idea, il processo di decisione per quanto riguarda le strategie, il livello di ecosistema, arriviamo al layer 1. Stiamo parlando di 14 aziende private. Invece il layer 2 rappresenta quelle, diciamo, quei membri, e ne parliamo di circa 40, che vogliono appunto presentarsi oggi al pubblico con i risultati che abbiamo fatto negli ultimi 2 mesi. Quindi questa è proprio l'agenda di innovazione presentata da questi 40 player, che poi dovranno spingere in qualche modo la conversazione verso altri player che entreranno, speriamo, in un layer 3, in un layer 4. Ci sono
sono delle iniziative di sviluppo che vanno sviluppate ulteriormente e anche questo va presentato agli altri membri. Poi il livello 3 è stato disegnato, progettato dal layer 2 e qua si ha però l'esecutivo di quello che viene progettato nel livello 2. Poi abbiamo il livello 4 e il livello 5 in cui parliamo di una comunità abbastanza ampia, di fatto oggigiorno riceviamo centinaia di nuove richieste, ma ne aspetteremo tante altre. Ecco quindi che ci sono dei cerchi, ci sono istituzioni, degli sponsor, dei partner di ricerca, eccetera. E purtroppo non possiamo menzionarli, listarli tutti quanti, ma il concetto che vogliamo spingere qui è che un sistema, un ecosistema aperto in cui chiunque può partecipare e di fatto contribuire. In ultima istanza, Cariplo Factory è al ruolo di operare facilitando la conversazione, supportando la pianificazione delle strategie di pianificazione, così come l'esecuzione di questi piani, programmi di innovazione. A questo punto lascio la parola al chairman Tommaso Borarievi, che ci può descrivere molto meglio i principi e ovviamente il manifesto della federazione. Quindi Tommaso, a te la parola. Ciao, ciao a tutti quanti, grazie mille Enrico. Adesso l'immagine è un pochettino sfocata, mi dispiace, però c'è una ragione, perché io sono fisicamente al Milano Innovation District, questa è la media hall che usiamo per ospitare questi eventi, però al di là della finestra e al di là di questa insomma scenario c'è un'immagine abbastanza chiara di come sarà poi il distretto del futuro. Vedete l'albero della vita che a partire da l'Expo 2015 è diventato l'immagine un pochettino eccoica. Poi c'è il Palazzo Italia, vi ricordate che era l'edificio che ospitava il padiglione dell'Italia, ma che adesso di fatto è diventato l'headquarter, il quartiere principale della parte esecutiva che stiamo ovviamente iniziando per quanto riguarda la genomica e la ricerca medica. E poi c'è un piccolo mini tour, giusto, che vi sto facendo vedere, per cui vedete il villaggio che aprirà tra qualche settimana. Questo è il villaggio nord e che ha recuperato alcuni dei padiglioni, l'area dei padiglioni dell'Expo, e sono stati convertiti praticamente il 100% era materiale riciclabile, abbiamo riciclato tutto, quindi per dare luce a uffici e spazi co-working. E poi in ultima istanza, dopo il decumano, e mi pare che riusciate ancora a vedere una struttura, allora spero che riusciate a vederla, c'è il villaggio sud, e il villaggio sud ospiterà la corporazione, ad esempio AstraZeneca, che è un membro fondatore del network, e lì ad esempio ospiteremo AstraZeneca. A questo punto giro la fotocamera, solo un secondo che cerco un attimino di sistemarla, per cui siate un attimo pazienti, accettate questa immagine, e a questo punto vorrei che vedeste le slide che sto usando per riassumere, darvi anche un aggiornamento. Quindi tra le varie definizioni che possiamo dare alla Federated Innovation, ovviamente abbiamo parlato del gruppo, abbiamo parlato dell'ecosistema. Ricordatevi che questo è un progetto che inizia come un design, una progettazione combinata, ma questa è una definizione che mi piace perché in qualche modo riassume l'energia che abbiamo creato, che stiamo cercando di usare poi per dare la benzina giusta alla macchina che vogliamo portare avanti. Quindi che cos'è questa Federated Innovation? Beh, senz'altro è un motore di networking per il business, per il profit, ma di fatto è un motore che serve ad accelerare il processo di creazione dell'innovazione, ovviamente si basa sull'ecosistema, e quindi cerchiamo di usare il tutto al fine di far sì che il motore funzioni bene, e tutte le componenti sono ovviamente le parti della macchina. È fondamentale davvero lavorare in questi termini, perché qualsiasi area tematica, qualsiasi punto
punti di vista, obiettivi, regioni anche, lavorano con un obiettivo comune, vale a dire la necessità di far sì che il tutto avvenga in modo veloce, prototipi che vengano prodotti rapidamente, vedere se di fatto funzionano, cercando proprio di evitare tutto l'aspetto burocratico, il fardello burocratico che necessariamente molte volte va a ostacolare, proprio riducendo l'impatto qualitativo. C'è tantissima frizione creata dalla burocrazia, tanto che a volte distrugge le opportunità migliori. Quindi questo è il focus di Federated Innovation, quello che può rappresentare per voi. E quindi questa è una definizione incredibile, cioè chi è chi non vuole un motore che possa accelerare l'innovazione? Tutti la vogliamo. E quindi il prossimo punto che ho bisogno di illustrarvi è un aggiornamento su alcuni numeri, per cui abbiamo un solo manifesto, lo vedrete molto velocemente, ve lo farò vedere in un ambiente digitale. E qual è il manifesto? Beh, il manifesto si divide in 10 principi che informalmente abbiamo di fatto riassunto, che in qualche modo poi sono messi assieme anche nel titolo dell'evento, e noi lo usiamo per fare un check di noi stessi. Quindi vedrete che i principi sono costruiti sull'eccellenza, si concentrano sul aumentare la collaborazione, dando la prioritizzazione, la priorità a qualsiasi processo per portare avanti il risultato. E diciamo che la visione è davvero comune, sia per quanto riguarda le aziende che tutti i partner. Questo serve proprio a muoverci velocemente, a grandi passi verso il futuro. Però il manifesto è stato veramente messo insieme con tutte le nostre menti. E chiunque faccia parte di questi layer, di questi strati, possiamo parlare del board principale, ma possiamo anche parlare alle aziende, ai talenti che ci raggiungono a livello 5 o anche ricercatori, ecco, comunque sia proprio tutti quanti faranno loro questo manifesto. Poi abbiamo già parlato dei 5 layer, dei 5 strati, ci spostiamo a 11 aree tematiche, di fatto un numero interessante, perché nelle prossime sessioni parleremo ovviamente dell'agenda dell'innovazione, in cui ci sono 11 documenti che vanno a riassumere un anno di lavoro, circa 1000 ore di lavoro di persone che hanno veramente lavorato gomito a gomito, tra virgolette, per poter produrre questi documenti, e lo useremo per dipingere, tra virgolette, ancora una volta il futuro e poi per accogliere degli altri player. Quindi oggi parliamo veramente del lancio di questo documento, 11 aree tematiche per 11 innovazioni. E poi abbiamo i membri fondatori, e il numero sarebbe in realtà appunto 32, anche se alcuni si stanno aggiungendo, però di fatto le firme sul contratto sono 32. E sono ovviamente grato a tutti loro, perché hanno creduto fin dall'inizio in questo progetto, ancora quando qualcuno proprio sul punto legale stava cercando di risolvere anche i ginepraj più difficili. Quindi davvero qualcosa, un viaggio in qualche modo di sfida, proprio incredibile, al fine di creare nuove aziende, nuove piccole e medie imprese. E subito avevamo deciso che volevamo comunque sia combattere tutti assieme, andare avanti nella sfida, quindi anche una decisione in qualche modo difficile da prendere, ma che ha dimostrato grandissimo coraggio. E poi un'altra cosa molto interessante che vedrete, forse lo vedete già, il logo che ci sono in basso su questa slide, tutte in direzioni diverse, e l'ho orientato a proposito. In realtà è stata una cosa abbastanza casuale quando le ho copiate all'inizio, però ho deciso poi di lasciare, perché le aziende che poi entrano a far parte del nostro gruppo cambiano leggermente, cioè entrano, sono certe di voler fare qualcosa, ma poi si guardano attorno, quindi capita che questa, diciamo, direzione cambi leggermente. Avevo in realtà paura di avere problemi legali, proprio perché questi logo non si vedevano benissimo, qualcuno forse è ancora un po' difficile da leggere, ma ho davvero voluto dare la precedenza a questa immagine
che rende bene l'idea. E poi ovviamente un giorno ricevevo una telefonata a parte di un'azienda che era interessata, che andava, un'azienda che era interessata a una direzione, poi il giorno dopo invece un'azienda che voleva andare in un altro senso, quindi un ambiente davvero dinamico. E poi ci sono alcuni logo che invece sono assolutamente dritti, e questa è la ragione per cui ho messo una stella anche sui, sui membri, che, membri fondatori, perché ci sono tre aziende che entreranno a far parte del network a partire dalla seconda metà dell'anno, e poi c'è un'azienda che arriverà a far parte nel 2022, ma abbiamo già firmato in qualche modo. Quindi questo è il nostro network e le varie direzioni, e il prossimo, la prossima cifra è la pipeline di iniziative di innovazione, quella che chiamiamo appunto layer 3. Abbiamo più di 100 proposte, iniziative, e questo deriva appunto dal lavoro fatto l'anno scorso. Quindi l'innovazione di fatto deve essere la parola chiave. Oggi, da oggi iniziamo ad accogliere, grazie a un team dedicato che rappresenta un pochettino il catalizzatore, ma il mio collega l'ha già presentato prima, e così facendo riusciremo ad accogliere questi nuovi partner innovativi all'interno del network. Che cosa perdete? Niente. Che cosa ottenete? Un engine, un motore per l'accelerazione di questo networking. Poi altri numeri interessanti sono riguardano la business community, quindi la comunità business. Parliamo di più di 500, vogliono appunto entrare a far parte di questo sistema nel layer, nel livello 4, e diventare un membro attivo della comunità. E ovviamente vogliamo vedere dei numeri incredibili, soprattutto quando tocchiamo la comunità dei talenti. Il numero è quasi approssimativo, ma in realtà è il numero degli studenti dell'Università di Milano, del campus, che, come abbiamo visto prima, è oltre l'immagine di quella sorta di skyline che vi ho fatto vedere. Attualmente il campus li ospiterà da qui ai prossimi 3 anni, e questo è il minimo di fatto delle nuove menti, dei nuovi talenti che ci aiuteranno ad accelerare la nostra mission. E quindi con questa introduzione volevo ancora dirvi che l'immagine che vedete in alto a destra è di fatto è lo stesso motore del jet che vedete prima, ma semplicemente compresso, per cui tutti gli strati vengono assieme, e questo è ciò che rende Federated Innovation veramente speciale. Cioè, tutte queste parti si muovono assieme, e la capacità di orientare l'ecosistema verso la giusta direzione per ogni business, per ogni azienda, per fare la differenza e per ovviamente migliorare nella propria innovazione. Quindi con questo sono assolutamente entusiasta di ascoltare tutte le sezioni, e ovviamente non potrò essere presente in tutte e 5 le sessioni, ma lo ascolterò dopo, là dove non potrò essere presente. A questo punto Enrico, di nuovo a te la parola. Tommaso, molte grazie. Grazie mille Tommaso per questa spiegazione veramente esaustiva dei principi di Federated Innovation. Credo che moltissimi nell'audience si stanno chiedendo come di fatto posso entrare a far parte, come posso contribuire. E noi sappiamo che abbiamo cercato di creare un tool per aiutare l'onboarding, per aiutarvi a entrare a far parte, al fine anche di parlare della cooperazione. Ma possiamo focalizzarci un po' sullo strumento digitale? Sì, sicuramente, questo è un altro sogno, chiamiamolo così, della realizzazione. E ricordatevi che noi abbiamo iniziato questa avventura con Federated Innovation prima dei primi giorni del Covid, cioè prima di Wuhan, quindi non sapevamo di fatto che il mondo stava vivendo un momento di accelerazione incredibile verso il digitale. Ciò di cui avevamo bisogno era una parola, appunto, era il digitale. Già, noi stavamo lavorando sul diesel, ecco. E qui vedete un po' l'esempio. Avevamo bisogno ovviamente di questi layer digitali sopra i layer fisici, al fine che tutta questa energia dell'innovazione potesse essere proprio coltivata. E quindi abbiamo lavorato per progettare qualcosa che fosse un one-stop shop, vuol dire un sito web, desktop, tutto ciò che poteva essere mobile, un archivio di documenti. Infatti li vedremo questi
questa agenda innovativa, l'innovation agenda, e lo potrete scaricare. È una sorta di LinkedIn, perché lo potete vedere qui nella network, e spiega quelli che sono i ruoli dell'azienda che competono a determinate persone. Ci saranno ovviamente degli ambasciatori. Tutte queste informazioni si trovano su una piattaforma digitale, ma noi la chiamiamo piazza, arena digitale, perché semplicemente si va in questa piazza per incontrare quello che voi volete per la vostra azienda, pensando alla vostra innovazione e quello che Federated Innovation può fare per voi. A questo punto lascerò la parola alla mia collega Eleonora Venuti, e sarà in realtà il volto insieme ad altre quattro persone che troverete sempre nel nostro ufficio, ma è anche Eleonora la persona che sta coordinando la creazione della community, e quindi vi spiegherà un attimino la piattaforma che oggi è live, e fisicamente vi spiegherà proprio come fisicamente entrare a far parte, ma è, diciamo che è semplice tanto quanto altri ambienti online di cui già fate parte. E quindi con questo chiudo davvero, e non mi vedrete più in questo momento, ma darò la parola ad altri oratori altrettanto validi che hanno veramente messo molta passione, molto lavoro in tutto questo. Quindi grazie mille a tutti, arrivederci, buon prosieguo. Grazie Tommaso, buon pomeriggio a tutti quanti. Mio nome è Eleonora, sono manager di marketing and business per Federated Innovation e faccio parte della Catalyst Team. Quindi Tommaso, che io ringrazio, ha già presentato un pochettino il Digital Square, questa piazza digitale, che è molto di più di una piattaforma una piattaforma semplice come le altre che avete finora frequentato, perché davvero possiamo presentarvi alcune delle caratteristiche di questa grande piazza di comunicazione. Intanto vedete che ci sono delle sezioni che possiamo chiamare aree tematiche. Oggi abbiamo già parlato di 11 aree tematiche divise in sessioni e in sezioni dedicate. Ad esempio, se noi clicchiamo su un'area, troverete la descrizione delle aziende principali, poi una spiegazione della Innovation Agenda e poi l'ambasciatore in qualche modo di quest'area tematica. Per quanto riguarda l'ecosistema, abbiamo una sezione dedicata in cui i vari layer sono presentati, quindi questi vari livelli, includendo anche le aziende di eccellenza che ad oggi stanno lavorando, ma lavoreranno assieme in un ambiente di collaborazione. E la piazza digitale di fatto è uno strumento chiave, ma poi più avanti lo vedremo ancora meglio nel dettaglio. Quindi la piattaforma digitale è uno spazio che si evolve continuamente per quanto riguarda il numero sempre maggiore di player e di funzioni. Benissimo. Una delle caratteristiche principali di questa piazza digitale, di questa Digital Square, è proprio la gestione della community per quanto riguarda il networking e anche l'engagement, che permette di condividere eventi, notizie, informazioni. È importante proprio comunicare sempre sulla base del target tra i vari livelli, ed è anche possibile proprio costruire un filo di comunicazione diretta tra i vari layer. Ad esempio, immaginate una chat uno a uno in cui voi potete comunicare con chiunque faccia parte della vostra community. Un'altra caratteristica senz'altro importante è questo luogo, diciamo, per far sì che la community sia on board. Non potrebbe essere possibile altrimenti entrare a far parte delle specifiche sezioni della community. Potete ad esempio entrarvi a far parte come un membro del team, se magari volete far parte del proprio del team di un'azienda, come talent, se volete entrare a far parte della talent community come uno studente, come un manager, come un ricercatore e così via, oppure come azienda, se siete una startup, se siete una piccola media impresa, se in generale avete un'attività, comunque sia un business che volete far entrare in contatto con la nostra comunità. Un altro punto, ma
forse uno dei più importanti, è la valutazione di nuove iniziative innovative. Ecco quindi che è possibile per qualsiasi membro dell'ecosistema entrare a far parte di idee innovative postando idee e soluzioni oppure mandando un'applicazione, mandando un'application per idee che magari sono già state avviate. E la raccolta di queste proposte verrà poi condivisa con altri membri, sempre proprio con l'obiettivo di creare sinergie. Poi l'ultimo punto è quello di intendere questa Digital Square come un supporto, per cui è uno strumento chiave che tutti i membri possano condividere documenti, possano lavorare assieme, possano organizzare incontri ad esempio del board. E per quanto riguarda il consiglio di amministrazione, si può partecipare a sessioni di votazione, a raccogliere dei questionari, dei voti, eccetera. Quindi vedete bene che questa piattaforma sarà piena di ricca di innovative, di innovazioni, di novità, e quindi davvero entrate a far parte di questo spazio digitale. Grazie mille Eleonora Venuti per questa carrellata molto molto chiara, e continuiamo a investigare questo mondo dell'agenda innovativa, dell'innovation agenda del programma. Vedo già Edoardo Monopoli da parte di Oxygy che ci sta aiutando con la progettazione, tutti i piani di innovazione. Quindi come le costruiamo questi ordini, queste agenda di innovation? Beh, intanto il viaggio che ha portato allo sviluppo dell'Innovation Agenda ha proprio toccato la governance di Federated Innovation, che è stata assolutamente ben descritta da Enrico e da Tommaso prima di me. Infatti il costruire questa Innovation Agenda, 11 erano le they want to tackle. They've selected a portfolio of innovation initiatives they want to lead together. Most of these companies have never collaborated on innovation in the past. Many of them are direct competitors on their respective markets. The innovation agendas have also been like a great opportunity to enable cross-sector collaboration. Each thematic area, once they've prepared the draft of the agendas, have shared them with the other sectors within the ecosystem and with the anchors. And they receive abbiamo considerato, c'è stato un problema tecnico, scusate, ma non ho più sentito l'audio, e ogni punto fondamentale ha raggiunto l'agenda, che è sfociata in più player che volevano occuparsi di una specifica area tematica. Tutti questi sforzi hanno richiesto ispirazione, direzione, sicuramente un metodo preciso, comunque sia la capacità di collegare tutti i puntini. Ecco quindi che gli ambasciatori delle aree tematiche sono stati strumentali nel fornire questa leadership super partes per cercare di guidare davvero il gruppo verso una conclusione comune. Invece il team catalizzatore è stato fondamentale per facilitare i workshop, per far sì che ci fossero dei tool applicati e per avere proprio dei risultati comparabili, soprattutto su queste 11 aree tematiche. Il processo quindi che noi abbiamo seguito per creare queste agende lo troviamo su questa slide che vi mostro. E quindi per riassumere, ogni area tematica ha selezionato intanto il dominio strategico, vale a dire le aree di importanza chiave in cui le aziende volevano costruire la propria agenda. Una volta che questo step è stato portato avanti, si è anche portato avanti un sistema di mappatura che potesse guardare i fattori che stanno in qualche modo dando forma al dominio strategico e ai business in generale. E una volta che l'ambiente è stato mappato, abbiamo voluto identificare le opportunità, le sfide chiave per dare
luce alle implicazioni che esistono a livello di business. Quindi quali sono i bisogni necessari che le aziende devono considerare? Il processo e diciamo è riuscito a portare a capo una misurazione per gli impatti, per i successi, così come delle iniziative di portfolio per raggiungere tali obiettivi. Ci sarà un budget, viene allocato ovviamente dalle diverse aziende per ciascuno di questi ecosistemi. Eleonora vi stava appunto, ve lo stava spiegando bene, ma tutto quanto verrà pubblicato sulla piattaforma digitale. Senz'altro è stato un viaggio veramente interessante, un viaggio che ha coinvolto più di 200 entusiasti, 200 persone veramente entusiaste negli ultimi mesi. A questo punto, dopo questa rapida introduzione, vorrei lasciare la parola a due speaker veramente importanti, perché sono i due ambasciatori di innovazione, perché ogni area tematica uno due ambasciatori, anche il livello 1 presenta due importanti ambasciatori che stanno in qualche modo vedendo tutto lo sviluppo delle varie agende. Infatti hanno proprio potuto vedere anche lo sviluppo parallelo, in qualche modo orizzontale, di queste 11 aree tematiche. Quindi si trovano in una posizione davvero unica per poter commentare i valori e le opportunità per quanto riguarda il primo risultato dell'ecosistema di Federated Innovation. Quindi Paola Testori Coggi è il primo ambasciatore, quindi benvenuta Paola, e le chiediamo di commentare quello che abbiamo visto adesso presentando le Innovation Agenda. Grazie Edoardo e buon pomeriggio a tutti. Intanto vorrei ancora una volta spiegarvi che cosa ha detto, vale a dire che Federated Innovation è un sistema che non era mai stato presentato prima, perché vuole andare oltre un sistema di innovazione aperta, soprattutto per due motivi. Intanto perché Federated Innovation si basa su un framework legale unico che permetterà alle aziende di sviluppare nuovi progetti, soprattutto in modo veloce e diretto, usando, e questa è veramente la novità, usando dei procedure, dei procedimenti preimpostati, ad esempio nuovi modelli di guardare quelli che sono le IP, guardare invece i luoghi proprio del mercato, accelerando così la transizione dei progetti in nuovi progetti e nuovi servizi in maniera assolutamente rapida. In seconda istanza, la Federated Innovation si trova all'interno del Milano Innovation District, che è destinato a diventare il polo di ricerca e la comunità di innovazione nell'area delle life sciences più grande d'Italia sicuramente. E quindi parliamo di queste partnership pubbliche e private, saranno uniche per quanto riguarda forma, dimensione e anche la varietà delle competenze di tutti i partner che vi partecipano. E la forza vera della Federated Innovation in Mind sono proprio i partner industriali, perché sono è un'industria in generale che può proprio investire nella ricerca, quindi pescare dentro la ricerca. Quindi questi nuovi processi industriali ovviamente si baseranno sulla condivisione dei dettagli delle informazioni tra il mondo accademico e il mondo privato e anche pubblico. Quindi ovviamente queste collaborazioni tra i vari competitor saranno aperte, ma verranno anche in qualche modo disegnate e programmate in modo da rispettare le linee guida antitrust che sono state adottate a livello mondiale, proprio per far sì che ci sia una giusta competizione, sfavorire i problemi che potrebbero derivare. Ci sono quindi quattro aspetti che voglio sottolineare. In prima istanza, le innovation agendas di queste 11 aree tematiche si riferiscono tutte quante ai due pilastri fondamentali, vale a dire la città del futuro e la futuro della salute. Questi due pilastri sono interconnessi l'uno con l'altro, perché l'obiettivo comune è quello di aumentare ovviamente il benessere delle persone e dell'ambiente, puntando proprio sulla tecnologia al fine che la città sia un luogo che possa contribuire alla
al miglioramento esponenziale della diagnostica, della cura, della salute, e quindi si cerca anche di migliorare la qualità della vita puntando a una dieta migliore, a un'attività motoria migliore in uno spazio sempre più verde, andando oltre i luoghi in cui solitamente usiamo per questi fini. Quindi l'idea è proprio quella di creare una sorta di continuo link tra la città del futuro e l'ospedale del futuro, quindi avere un'opportunità unica per gestire i cittadini così come i pazienti nella vita di tutti i giorni. E poi un secondo aspetto comune dell'Innovation Agendas sono il fatto che combinano si impegnano a livello proprio pragmatico, concreto, cercando di attirare dei partner internazionali nella ricerca, nell'industria per quanto riguarda le start-up. Se noi guardiamo ad esempio alla Lombardia, nella regione lombarda, ma se guardiamo all'Italia, la tecnologia, dice il processo di trasferimento della tecnologia, non sta performando nello stesso modo del Belgio, dell'Olanda. Quindi le innovation agende, anche i processi della Federated Innovation, permetteranno ovviamente ai partner di puntare allo stesso obiettivo. Poi c'è anche un terzo impatto, l'impatto della trasformazione digitale per permettere una innovazione diretta, vale a dire la disponibilità enorme dei big data che abbiamo, e poi le performance tecnologiche hanno portato a un'enorme importanza della tecnologia, ad esempio tutto quello che riguarda i dati epidemiologici, sanitari, biologici. Ecco, questo ci permetterà di evidenziare molto meglio l'evidenza di alcune patologie, così come la risposta comune alle terapie e anche il modo in cui il sistema sanitario può aiutare. Quindi vedete che la tecnologia rappresenta un beneficio enorme per migliorare la cura sanitaria, la cura medica, minore inquinamento, migliore istruzione, e poi proprio cercare di combattere la criminalità e arrivare ad abbracciare meglio i processi democratici. Inoltre la intelligenza artificiale ci aiuta a scelte sostenibili, ad esempio usare le energie rinnovabili, e poi al contempo l'intelligenza artificiale ha alcuni rischi, alcuni sono grandi, ad esempio come l'esposizione potenziale delle persone, includendo anche i più giovani, verso sicurezza e anche i processi democratici stessi. Ecco quindi che è fondamentale supportare e sostenere lo sviluppo di un framework regolatorio internazionale proprio al fine di applicare correttamente IA, l'intelligenza artificiale. E a questo scopo la proposta della regolazione, il regolamento europeo sulla intelligenza artificiale, di cui si discute da aprile nel Parlamento europeo ma anche al Consiglio europeo, ecco bene, questo aiuterà l'Unione Europea a diventare il leader nell'impostare nuove ambizioni a livello globale proprio in questa area. Ma perché ve lo sto presentando? Perché la Federated Innovation potrebbe essere proprio l'idea chiave per trovare il giusto equilibrio tra l'opportunità o le opportunità offerte da parte dell'applicazione dell'uso della intelligenza artificiale e poi la protezione fondamentale dei diritti di ogni uomo e cittadino. E poi il quarto e ultimo aspetto è il rispetto dei diritti umani per quanto riguarda la privacy, la security, in un mondo dove di fatto questo è sempre più difficile. Quindi con un regolamento dei dati l'Unione Europea ha proprio impostato un framework assolutamente valido. Infatti stiamo proprio diventando il golden standard per tutto il mondo. Tuttavia c'è la necessità di essere certi che sempre più dati diventino d'uso per l'economia e per la società, al contempo tenendo ovviamente le aziende e gli individui in controllo totale dei dati che loro stessi generano. E proprio per questo motivo l'Unione Europea ha lanciato una strategia europea
per i dati, per la gestione dei dati, il cui pilastro cruciale è un nuovo regolamento che si chiama Data Governance Act, quindi atto proprio che regola i dati, vale a dire l'utente sarà sempre in controllo dei dati, ma incoraggiamo anche, così come facilitiamo, la creazione di uno spazio comune di dati nei settori più cruciali, più importanti. Quindi la maggior parte dei progetti che vengono sviluppati a livello di Federated Innovation sono rispettano proprio l'uso importante dei dati per aumentare la sostenibilità, per supportare l'efficienza, per arrivare a dei sistemi più sicuri, così come prodotti e servizi. E un pochino seguendo l'orientamento che si sta seguendo a livello europeo, quindi l'obiettivo della Federated Innovation sarà facilitare il data sharing, però aumentando la fiducia negli intermediari dei dati e rafforzando diversi meccanismi di condivisione dei dati senza però fare riducendo oppure cambiando i diritti stessi alla base dell'uso dei dati. E quindi, per concludere, voglio sottolineare quattro punti fondamentali. Federated Innovation offre un ecosistema in cui le aziende private e in cui i player istituzionali riescono a lavorare all'interno di un'industria che generi valore. Secondo punto, le innovation agendas di queste 11 aree tematiche si interconnetteranno e lavoreranno assieme attorno a questi due pilastri, la città del futuro e il futuro della salute. Terzo punto, tutte le innovation agenda combinano un impegno molto forte all'interno del sistema e paese Italia, cercando di usare dei tool che possano attirare anche attori internazionali. E poi, in ultima istanza, il Federated Innovation sarà lo spazio di idea per due sviluppi fondamentali. Primo, definire l'equilibrio giusto tra l'applicazione dell'intelligenza artificiale e la protezione di dati fondamentali e dei diritti dei cittadini, e poi in seconda istanza incoraggiare il data sharing e creare uno spazio comune di dati, tenendo però sempre i business, così come gli individui, in controllo dei dati. Grazie mille per la vostra attenzione. Grazie mille, Paola. Ovviamente un contributo veramente positivo. Possiamo proprio vedere che questo rappresenta una sfida. Cioè, noi siamo semplicemente una coalizione di menti illuminate in cui il Federated Innovation poi lavora, tesse un pochettino, unisce un po' tutti i puntini. Comunque sia, questo può essere un'opportunità incredibile per tutte le aziende. Sarà ovviamente un test, una prova fondamentale, perché se noi abbiamo successo saremo poi un golden standard per tutto il mondo. A questo punto chiederò al secondo ambasciatore, Federico Frattini, di prendere la parola. Quindi hai sentito le parole di Paola. Federico, qual è a questo punto la tua prospettiva, il tuo punto di vista sul risultato di questo Innovation Agenda, e anche un pochettino qual è il punto, diciamo, l'occhio trasversale? Grazie mille, Edoardo, e buon pomeriggio a tutti quanti. Sì, Paola ha proprio affermato che Federated Innovation è un sistema di innovazione assolutamente unico, e io devo dire che sono d'accordo pienamente con lei, però vorrei anche aggiungere un altro motivo che magari soggiace un attimino a quello che lei ha detto, e forse anche un asset assolutamente cruciale. Cioè, Mind rappresenta un vero ambiente proprio di test, perché è la città del futuro che si sta creando, cioè offre veramente le opportunità per fare una prototipizzazione dello sviluppo e di quello che sarà un sistema complicato, ad esempio i dati, ad esempio la smart mobility, edifici che si basano sull'energy management, l'economia circolare, poi protocolli di sicurezza, cioè tutto quanto che viene gestito da una struttura di dati moderna. E abbiamo ovviamente sentito Paola, che bene ha spiegato quali sono i vari valori aggiunti di tutto questo lavoro che viene fatto a livello di Federated Innovation. Quindi non è solo il luogo dove i processi di innovazione vengono ideati, ma di fatto è anche il luogo pratico in cui vengono applicati e sviluppati. Quindi per tutti quanti noi che siamo interessati nell'innovazione e nel renderla possibile, sappiamo che questo davvero fa la differenza. Quindi quanto velocemente noi
studiamo e sappiamo, e più possiamo procedere, fare proprio uno scale up. E guardando le varie aree tematiche, io credo che un altro aspetto un pochettino cruciale di Federated Innovation sia che il gruppo di like-minded, di appunto aziende illuminate che stanno dietro il tutto, stanno in qualche modo ridando forma alle, ai contorni, ma anche alle barriere di ciò che c'è adesso. Ma poi lo vediamo bene nelle sessioni dedicate. Vediamo proprio come la collaborazione e come la competizione sta in qualche modo dando forma al, alla nostra società, le macchine, gli edifici, le aziende. Cioè, ci sono delle aziende che, venendo da settori diversi, giungono a un tavolo comune di discussione e fanno la differenza. E se poi puntiamo al contenuto della Innovation Agenda, Edoardo mi aveva chiesto di commentare anche sulle similarità e dei trend che noi vediamo guardando proprio l'agenda, vi posso dire che ci sono diversi temi che vengono condivisi e che diventano un po' il nocciolo fondamentale di tutta l'agenda di innovazione della Federated Innovation. Ed è qui quindi che io vedo tre punti, forse tre argomenti fondamentali, anche priorità. Senz'altro è l'attenzione che viene data allo sviluppo sostenibile, al modello di business rigenerativo e anche processi che si basano su diciamo green tech come life sciences, come il sistema sanitario, gli smart spaces, ma solo per spiegarvene alcuni, ecco, e questi però senz'altro sono dei capisaldo, quindi delle priorità. Poi in secondo punto vedo davvero un impegno per schiacciare l'acceleratore della transizione verso l'energia rinnovabile, lo tocchiamo in varie aree tematiche, ma uno sforzo e un interesse nel muoverci avanti, nel migliorare i nostri prodotti, i nostri servizi, la nostra tecnologia, sicuramente in aree come la mobilità, come ad esempio il riscaldamento green, eco. E in ultima istanza è senz'altro chiaro, soprattutto analizzando le varie agende, che l'attenzione di tutte le aziende dietro Federation Innovation è proprio cercare di dare molta importanza ai building, alle città per quanto riguarda la sicurezza, il comfort, la salute. Questo obiettivo sono sicuro che verrà raggiunto soprattutto condividendo e venendo ad avere un aspetto comune, un dialogo comune tra le varie aziende, avendo appunto dati valutati anche alla luce di una filosofia condivisa. Poi vedo una sinergia molto positiva e se guardiamo tutte le agende da un punto di vista metodologico, vale a dire l'approccio generale per gestire i progetti di innovazione che sono poi che fanno poi parte delle varie aree, penso che la base vera del Federated Innovation sia cercare di essere aperti e di incoraggiare proprio l'opportunità di lavorare insieme alla amministrazione pubblica come una delle chiavi dell'ecosistema, così come gli individui, così come i talenti, i ricercatori che già fanno parte di Federated Innovation a livello 4 e 5 che abbiamo visto prima. E inoltre la maggior parte dei processi di innovazione sono chiaramente sperimentali, diciamo, sulla natura, perché si basano su un test di prodotti piloti, di necessità di proprio di attivare dei loop di feedback, quindi imparare, sperimentare, cercare, ottenere il feedback da questo metodo, da questo test che viene fatto, è il modo migliore poi per andare avanti con l'agenda. Credo che questi siano gli aspetti più fondamentali, più importanti, soprattutto quando lavoriamo su questi temi come la città del futuro e il futuro della salute, e credo che riusciremo facilmente a supportare e sostenere l'implementazione e il successo di queste agende che sono veramente molto ambiziose. Grazie.
Thank you, Federico. Thank you. Molte grazie Federico, grazie per il tuo contributo prezioso. Con questa preparazione, con Federated Innovation, e con i commenti tuoi e di Paola sui valori, sulle opportunità nuovi, diciamo, e io credo che tutti quanti adesso siano veramente curiosi di poter sapere, poter capire sempre di più ciò che succede a livello di azienda e come hanno deciso di entrare a far parte di questo network. Quindi penso che a questo punto sia venuto il momento di chiudere questa sessione plenaria, quindi grazie a tutti gli speaker che sono stati con noi oggi per introdurre il tema. A questo punto avrete ricevuto il link per tutte le varie sessioni tematiche e quindi ci date 5 minuti di tempo giusto per poter entrare all'interno delle varie sessioni tematiche. 5 minuti di tempo. Nel frattempo, grazie a tutti quanti per l'attenzione. E a questo punto la plenaria è chiusa. Grazie.